Qual è l'attualità della Venere degli stracci in quest'Italia e anche in questa città? La Venere degli stracci rappresenta il riciclo, l'antica bellezza che ricicla la bruttura del nostro tempo. E questa connessione dei due elementi essenziali, ciò che non cambia mai e ciò che muta sempre. Questa Venere non cambia mai e gli stracci mutano sempre, rappresentano la mutazione continua, ma anche al punto estremo del consumo. Direi che è consumismo consumato quello degli stracci, e quindi la fine di una storia che porta poi alla rinascita, quindi al terzo paradiso che vuol dire riciclare, rimettere in condizione l'artificio, la tecnologia, la scienza, tutto quello che ha attraversato la modernità in condizioni di rincontrare la natura in maniera proficua. Poi il suo è un rapporto che si consolida con l'Aquila, è già venuto più di una volta nel post terremoto. Ci sono altri progetti in prospettiva? Ma il mio interesse è quello di fare dell'Aquila, anche da un punto di vista artistico e sociale, un emblema della trasformazione, della rinascita. Diciamo, il terzo paradiso è un segno di rinascita e dall'Aquila può partire veramente la rinascita dopo il terremoto, un terremoto fisico che poi ritroviamo nel terremoto politico, sociale, economico, etico in tutto il mondo. A proposito di bellezza, non sfugge, è evidente purtroppo che ad esempio le periferie dopo il terremoto sono molto più brutte di prima, si sono riempite di capannoni, di edifici che hanno raddoppiato il centro. E non è una bellezza condivisa anche dal cittadino che, non so, dipinge le sue case, le sue nuove abitazioni ricostruite, non so, con colori improbabili, con nessun dialogo materico ed estetico col territorio. Ma la cosa più importante secondo me è ritrovare diciamo una comunione di tutti i cittadini per rifondare quello che è il centro dell'Aquila, perché è lì che noi dobbiamo ritrovare il cuore, e questo è un cuore ferito, un cuore sanguinante, ma non possiamo imporre una soluzione, bisogna che i cittadini si ritrovino e ricompongano il centro, veramente la parte storica, e quindi bisognerà discutere molto, e allora io penso veramente a un comitato di cittadini che si occupi di questo.